di Erks inizia una nuova stagione nel Parma. Tu che cosa ti aspetti da questa stagione per te? I think we learned a lot about last year, and we have to take this to this year what's coming up. And with the new staff, I think we expect a lot of football, playing football, and yeah, we need to be ready for what's coming. So. Sì, beh, diciamo che abbiamo imparato molto, no, da quello che è successo l'anno scorso, e in questa nuova stagione con un nuovo staff ci aspettiamo di giocare molto a calcio, no? Rispetto, insomma, a quel che è avvenuto. Il campionato però sarà diverso, sarà la Serie B, un campionato che ha le sue prerogative, squadre che lottano tanto e il Parma sarà una delle favorite e quindi gli avversari avranno il coltello fra i denti, saranno molto accanite. Yeah, I think we are the favorite in Serie B, but we have to prove that we are. I think there are a lot of good teams, and it's still a hard competition to be the best. But we, like I said, we have to prove that we are the best in Serie B, and go up as soon as possible to Serie A again. Sì, beh, diciamo che sulla carta siamo i favoriti, ma ovviamente dobbiamo provarlo sul campo. Sarà un campionato difficile, no? Con molte squadre pronte a dare battaglia, quindi, come ho detto, dovremo provarlo sul campo, che siamo i favoriti. Vediamo a te, ti aspettavi di poter giocare a questi livelli subito, appena arrivato? Sei ancora giovanissimo, sei stato buttato nella mischia della Serie A contro i più grandi attaccanti, Coppa Italia, eppure hai sempre tenuto il campo piuttosto bene. Tu te lo aspettavi da te un rendimento così? Yeah, I think every player wants to play, and it's for me the same. I have the ambition to play next year a lot of minutes as much as I can. But I have to prove to the mister. I have to be the first one to choose. So yeah, also me, I have to prove again my quality in training every day again to play as much as minutes I can. Beh, ovviamente ogni giocatore ha l'ambizione di voler collezionare i più minuti possibili e questo è quello, è l'obiettivo che mi sono posto anche il prossimo anno e quindi voglio convincere il mister, anche sia giocando ma anche lavorando duramente in allenamento, che mi merito un posto in campo. Negli ultimi campionati europei c'è stato qualche difensore che hai guardato con occhi particolari per imparare qualcosa o comunque qualche elemento che tu prendi a modello per il tuo gioco? Yeah, I think Chiellini and Bonucci played a very good Euro, and also Harry Maguire. I think as a young defender, you can learn a lot to just watch the games and watch their movements. So yeah, that's what I looked for. Beh, Chiellini e Bonucci hanno fatto un grandissimo europeo, ma ho osservato molto da vicino anche Harry Maguire per il tipo di movimenti, no? Che esegue in campo, insomma, è un tipo di giocatore dal quale si può imparare sempre molto.